Ciao ragazzi, è il momento di entrare in cucina. Oggi ci vogliamo divertire insieme a fare una ricettina molto interessante. Polpette, caldo e freddo di tonno e salmone. Va bene, allora oggi ci diamo una bella divertita con 4-5 ingredienti. Gli ingredienti di oggi sono tonno fresco, salmone fresco, dei fagioli, delle meravigliose cozze del pangrattato, dell'aglio, del finocchietto selvatico, dell'erba cipollina e del prezzemolo. Poi comunque abbiamo un frigorifero, se ci serve un uovo c'è, se ci serve un po' di latte c'è, se ci serve... comunque il frigorifero, queste robe ci sono, e quindi incominciamo a fare le polpette. Per prima cosa metto a bollire i fagioli. Allora li puliamo. Bene, i borlotti sono pronti, una lavatina e poi li metto a bollire. Pizzico di sale. Bene, è il momento delle cozze. Allora, le cozze hanno, come vedete, un filo. Lo tiro via così. E le metto qua e le pulisco tutte. Bene, adesso do una lavatina anche alle cozze. Padella, così, olio extravergine d'oliva, bene, le aromatizziamo un po', quindi metto uno spicchio di aglio in camicia, lo spacco così, metto dentro, un po' di prezzemolo, okay. Le apriamo a vapore per 3-4 minuti, ci siamo, metto le cozze, vediamo se c'è un coperchio. Ragazzi, clamoroso colpo di scena, non ho un coperchio, ma faccio un coperchio con un'altra padella, così, un goccio di vino bianco al volo, vanno chiaramente aperte e basta, poi puliti e poi attenzione, l'acqua di cottura delle cozze non la buttiamo perché alla fine ci tiriamo fuori la salsa. Adesso le puliamo subito. Guardate che belle. Guardate che meraviglia, sono perfette. Allora, le cozze sono pronte. Filtro l'acqua. Così. Bene, poi le cozze le metto qua con un filino di olio extravergine d'oliva. Metto un pochino di erba cipollina. Circa così, un pizzico di sale ma appena appena un pelo, un pizzico di peperoncino perché mi piacciono piccanti, così, e le metto qua da parte, saranno la nostra guarnizione. Bene, prepariamo le polpettine. Prendo il tonno, lo taglio a fette, così. Ci siamo, bene. Tonno tritato. E lo metto qua, vado di salmone. E facciamo la stessa cosa, ok? Tritato fine pure questo. Bene, ci siamo. E lo poggio qua, in un'altra bolla. Quindi mi raccomando, i due impasti vanno separati. A questo punto abbiamo i due impasti pronti. Per aromatizzare il salmone uso dell'aneto, trito un po', butto qua, okay. Poi ci va un po' di sale, un po' di pepe, invece il tonno lo aromatizziamo con dell'erba cipollina, così, fine, così. Butto dentro un po' di sale, un po' di pepe, così. Bene, ho delle patate bollite, io metto le patate perché assorbono un po' le acidità di tutti gli ingredienti, aiutano a tenere compatte entrambe le cose e non danno, tra virgolette, un sapore di un altro ingrediente. Le taglio così. Così.
ci siamo. Così. Ottimo colpo. Bene, vado a dividere la patata in due. Quindi metto qua un po' nel tonno. Metto un po' qua nel salmone. Ci siamo, molto bene. Allora, metto un goccio di olio extravergine d'oliva. Bene, ci siamo. Adesso impastiamo con le mani. Così. Ecco il tonno. Poi bisogna schiacciarlo un po', così. Bisogna impastarlo ancora bene un po'. Bene, allora io per legarlo ancora di più, perché così sto più sul sicuro, metto un goccio di tuorlo d'uovo che ho qua. Perché chiaramente la cucina, in cucina c'è sempre tutto. Allora facciamo una cosa. Poggio qui. Così. Vado con metà. Perfetto, si è amalgamato ancora di più. Anche il tuorlo d'uovo è un'altra di quelle cose che fa da collante. Bene. L'impasto è pronto. Alla fine è come se fosse un hamburger. Lo metto in frigorifero a riposare un attimo. A questo punto preparo l'impasto del salmone, goccio di olio extravergine d'oliva, vado. Benissimo, anche qua metto un po' di tuorlo d'uovo. Molto bene, impasto pronto. Metto a riposare in frigorifero. Bene, allora i due impasti sono raffreddati. Come vi dico sempre, quando facciamo le polpette bisogna bagnarsi le mani con un goccio di olio. Così. Qui ci fa bene anche un po' la pelle. Bene, prendo il tonno e faccio delle polpette così. Vedete che non mi si attaccano? A questo punto le devo lavorare un po', quindi mi metto, mi ungo bene le mani, le lavoro così. Bene. Adesso dobbiamo mettere l'impasto di salmone all'interno di quello del tonno. Quindi faccio un buco. Così. Prendo un po' di impasto. Di questo. Lo butto dentro. Lo richiudo così. E vado a rigirare l'impasto. Bene, la polpetta è farcita. Allora, polpetta, buco, così, butto dentro l'impasto, lo chiudo, così, e vado di nuovo a girare. Ungo un po' la mano. Così.
cose. Perfetto. Quindi a questo punto le polpette sono nel frigorifero, si stanno riposando un po', si stanno un po' così assestando. I fagioli sono pronti, eccoli qua, li scolo. A questo punto metto olio extravergine d'oliva, pepe, sale e la seconda guarnizione è pronta. Adesso preparo un po' di pancotto, quindi una padella, metto un po' di olio extravergine d'oliva, un po' di aglio, tolgo la camicia, schiaccio e butto dentro. Vado nel mio orto, prendo un po' di timo, eccolo qua il timo, butto dentro, prendo il pane, e lo faccio tostare bene. Pancotto pronto, lo metto qua così. Pancotto perfetto. Bene cari amici, ci siamo quasi, tutti gli ingredienti sono pronti, le polpette sono in frigorifero, adesso le cuociamo. Le due guarnizioni che sono i fagioli e le cozze sono pronte. Il pancotto è pronto, eccoli qua i fagioli, belli conditi, le cozze, belle condite. A questo punto devo preparare solo un pochino di salsa. Prendo l'acqua delle cozze, una frusta e ci aggiungo dell'olio extravergine d'oliva. Così. Io la faccio a mano con la frusta, però se voi la fate col frullatore si amalgama ancora più, monta, diciamo, viene più dura. Andiamo a cuocere le polpette. Prendiamo un po' di burro, butto dentro, olio extravergine d'oliva, io metto anche uno spicchiettino di aglio, così in camicia, e dopo alla fine ci buttiamo l'aglietto dentro. Prendo le polpette. Eccole qua, che meraviglia! Vado di polpetta, così. Devono girare, devono colorare. Le giro bene. Attenzione, non bisogna forarle, eh. Bene, a questo punto che sono belle dorate fuori, metto l'aneto, così. Faccio andare. Super croccanti fuori e morbide dentro. Bene, cari amici, non ci resta che impiattare. Allora, prendiamo l'insalata di fagioli, un piatto, allora, pancotto sotto, così, con anche un po' di timo, proprio senza paura, mettiamone, bene, così, fagioli. L'insalata di cozze. Voilà. Così, vado a girarla bene. Che meraviglia. Adesso metto le polpette. Una, due, tre, quattro, qua,
e una 5 qua. Così. Bene. Siamo quasi. Metto una piccola guarnizione di erba cipollina. Così prendo il sugo, la salsina, vado a bagnare così che meraviglia ragazzi, un pochino di pepe. Che dirvi, cari amici? Allora, il crudo cotto di tonno e salmone con cozze e fagioli è pronto. Non mi resta che dirvi buon appetito a tutti e vai di polpette. Se ribolla un po' così.